Ciao a tutti ragazzi e bentornati. È circa 2 settimane che non registro più un video perché sono stato un po' influenzato e se mi seguite su Instagram e se non lo fate, fatelo. Sapete bene, no? Che ho avuto questa influenza che mi ha disabilitato un po' proprio nel mondo di YouTube. Ecco, credo di essere guarito, o meglio, sto per guarire e quindi credo sia arrivato il momento di riaccendere il play e la telecamera, o meglio il rec, e portarvi un primo video. Questo unboxing è sicuramente il mio primo video che torno a registrare dopo la mia forte influenza. Prima di cominciare però a farvi vedere tutti i prodotti di oggi, ovviamente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, mi raccomando mettete un bel like, ma ancora più importante vi ricordo di seguire il canale Telegram delle offerte, dove tutti i prodotti di oggi sono stati già pubblicati, elencati nelle scorse settimane proprio lì al suo interno. Ma detto ciò, è finito questo mega pippone, credo sia arrivato il momento di cominciare a vedere il primo prodotto di oggi. Come vedete, il primo articolo di oggi è un paio di cuffie targate GT1. Direi di partire dalla confezione di vendita. Al suo interno abbiamo un manualino di istruzioni, il cofanetto, che è un po' particolare, ve lo farò vedere tra un istante, e poi qui dentro abbiamo il cavetto tipo C per la ricarica e diversi gommini di ricambio. Passiamo quindi al cofanetto. Come vedete è molto particolare, sono delle cuffiette ragazzi da gaming, intese proprio non solo per quello che è il design un po' tamarro e anche magari per tutti i LED che si trovano nella parte frontale che permettono di vedere anche quella che è la batteria restante del cofanetto e delle cuffiette stesse. L'indossabilità, una volta trovato il gommino corretto, è davvero molto molto interessante. Sono comode, ma soprattutto l'isolamento passivo che permettono proprio questo tipo di gommini è davvero molto alto. Non perderò molto tempo a raccontarvi di quella che è la qualità dell'audio, perché sono delle cuffie non pensate per gli audiofili, insomma non sono delle cuffie dedicate alla qualità dell'audio top, ma sono delle cuffie perfette per il gaming. Infatti hanno una modalità gaming che permette con un doppio tap direttamente sull'auricolare di avere una latenza davvero bassissima. Se avete bisogno di un paio di cuffie per il gaming, loro sono sicuramente ottime. Io vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo che nonostante loro non si trovino su Amazon, hanno possibilità di essere pagate con PayPal, quindi ragazzi se avete qualche perplessità nell'acquisto del prodotto, sapete bene insomma che con PayPal siete certi di essere insomma al sicuro dovesse esserci qualcosa che non va da parte del venditore. Ma detto ciò, andiamo avanti. Altro pacchetto, come vedete già aperto ragazzi, fa parte di Elago. Circa un mesetto fa l'azienda mi chiese se volessi ricevere alcune delle loro cover riguardante il mondo iPhone 13, quindi il Pro, il Max, il Mini, e mi chiesero: qual è, Gesualdo, l'iPhone che vai ad acquistare? Io gli dissi: guarda, sicuramente prenderò il 13 Pro, poi gli altri non so. Beh ragazzi, guardate qui, mi hanno inviato il mondo delle cover. Direi di cominciare con questa qui, che è la versione Armor, che dà la particolarità di essere una cover appunto di quelle super super resistenti, e tutti i 4 angoli dello smartphone belli corazzati per andare a tenere al sicuro il nostro iPhone. Parlando sempre di cover, ovviamente per iPhone 13 Pro Max, ma le potete trovare per il Mini, per il Pro, insomma per tutti gli iPhone 13, completamente gommate, questa completamente morbida, quindi senza delle parti rigide, davvero molto carina, con questa finitura e zigrinata qui dietro. E poi abbiamo questa che è completamente trasparente, quindi mantiene inalterato quello che è il colore del vostro iPhone e ovviamente anche il design. Ma passiamo a delle cover colorate finalmente, quindi per andare a in qualche modo a personalizzare il vostro stile, lo stile del vostro iPhone. Beh ragazzi, a livello estetico è praticamente identica, se non la stessa, a quella che ho appena tolto dal mio dispositivo originale. Questa versione non ha la compatibilità con il MagSafe, ma all'interno del sito di Amazon troverete anche quelle compatibili con MagSafe. Un altro modello di cover sempre di Elago, ed ha la particolarità di essere, come vedete, super super protettiva, sia nella parte posteriore, qui dietro, guardate quanto è spesso il bumperino delle fotocamere, ma soprattutto guardate che bella questa colorazione in colore, e sono praticamente un po' tutte così, con diversi colori disponibili al suo interno. Ragazzi, vi lascio tutto in descrizione e andiamo avanti. Altro pacco ragazzi, vediamo immediatamente di cosa si tratta. Ricordo, parliamo di Vacu, di un'azienda che mi ha contattato qualche settimana fa chiedendomi se fossi interessato a ricevere uno dei loro aspirapolveri ultra leggeri, ultra potenti, da poter utilizzare in casa, in auto e quant'altro. Ma vediamo immediatamente insieme quello che è contenuto della confezione. Innanzitutto
Ecco qua un piccolo sacchettino per riporre il dispositivo con i suoi accessori. Qui ci sono un po' di manualini di istruzioni, ma vediamo poi il resto del contenuto. Il nostro aspirapolvere, molto bello. Dopodiché qui lateralmente dovrebbero esserci il resto degli accessori. Lancia piatta, eccola qui, beccuccio, cavo per la ricarica tipo C e dopodiché una classica spazzolina con setole morbide per andare a pulire tutte quelle zone che abbiamo paura di rovinare con magari le plastiche, queste qui un po' più rigide, poste nella parte frontale. Diamo un'occhiata immediatamente a lui, a questo aspirapolvere targata Evacu. È molto bello esteticamente, costruito in modo impeccabile, ha la misura praticamente, ragazzi, di una bottiglia. Andiamo a togliere il beccuccio frontale e qui abbiamo subito, come vedete, la zona che ci permette di aspirare senza utilizzare gli accessori. La potenza è di 5000 PA sotto vuoto, quindi diciamo una potenza commisurata per il tipo di prodotto, con una batteria di circa 22-23 minuti, che è nella media rispetto ad altri prodotti simili. Questo accessorio, ragazzi, molto interessante. Come può essere utilizzato? Va piazzato qui dietro, ci permette di soffiare aria e di conseguenza andare magari a rimuovere delle foglioline, della sporcizia che non viene via magari proprio solo con la semplice aspirazione, raggiungendo appunto posti dove difficilmente possiamo arrivare con l'aspirazione. Esteticamente direi che ci siamo, vi lascio il link in descrizione qui sotto con un codice coupon che è stato creato dall'azienda che vi permette di scontare il prodotto ancora di più rispetto a quello che è il prezzo ufficiale. Dateci un'occhiata se vi interessa, secondo me, ma è un prodottino molto interessante, ma andiamo avanti. Altro prodotto, ragazzi, che ho già aperto targato Amazon perché pensavo fosse dell'altro, è un hub targato Lemorele. Ovviamente attacco tipo C qui nella parte frontale, il cavetto sarà lungo 18 cm, 15 cm. Abbiamo qui dietro un attacco di rete, un altro attacco tipo C, un'uscita HDMI per andare sul monitor esterno, due ingressi tipo A, ingresso SD e micro SD. Cosa molto interessante è che non è piccolissimo, quindi diciamo che lo spazio tra le varie porte è abbastanza importante e non avremo intralci se utilizziamo anche quelle prese USB un pochettino più larghe, perché mi è capitato diverse volte con dispositivi di questo genere che quando avevo le porte USB un pochettino più larghe, i cavetti, no, un pochettino più larghi, non si potevano mettere l'uno vicino all'altro. Quindi molto interessante questa cosa e per una trentina di euro credo sia un dispositivo interessante. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto appunto del prodotto e andiamo avanti. Ok, con la magia dell'editing, ragazzi, ho direttamente aperto la confezione di vendita di questa telecamerina da interni motorizzata IMOU. È una telecamerina da 4 megapixel che permette ovviamente di andare a fare da telecamera da interni, quindi poter visionare tutto quello che succede all'interno della vostra abitazione. Ha ovviamente microfono e speaker per poter parlare e ascoltare quello che succede all'interno dell'abitazione. Ok ragazzi, in questo momento siamo già connessi alla telecamera, davvero molto molto facile da connettere. Vediamo se effettivamente la motorizzazione funziona. Guardate, quando vado a premere con il tastino abbiamo la telecamerina che ci fa vedere tutto quello che è all'interno della stanza. Come vedete abbiamo la possibilità di scattare una fotografia, quindi nessun problema, registrare l'evento, quindi quello che sta succedendo in questo momento, e dopodiché abbiamo possibilità anche di parlare. Pronto? E ovviamente funziona anche questo. Vi lascio il link qui sotto in descrizione e andiamo avanti. Ed infatti, ragazzi, parliamo del Doji V10. Vi ricordo che questo è un rugged 5G e il processore è un Dimensity 700, quindi un MediaTek di ultima generazione, non il più potente ma comunque molto potente. Abbiamo poi qui un classico accessorio per rimuovere gli sportellini, un cavetto tipo C, doppio tipo C, e dopodiché il caricatore rapido con attacco tipo C anche lui, quindi cavetto tipo C, tipo C. Cominciamo già ad entrare in dispositivi 2021 anche per quanto riguarda proprio, no, i caricatori e quant'altro dello smartphone. Abbiamo poi una pellicola protettiva di ricambio, di solito una è sempre già installata sul dispositivo, dei pannetti per installarla e dopodiché un
piccolo manualino di istruzioni. Per quanto riguarda il design, è il classico smartphone pesante, di quelli super super resistenti, ma ovviamente costruiti anche molto molto bene. Vi ricordo ragazzi che ormai nel nostro mercato dispositivi con questo tipo di caratteristiche rugged sono sempre meno, e quindi bisogna per forza affidarsi ad aziende come Doji e pochi altri, che ormai diciamo che hanno imparato a fare degli smartphone discreti, decenti, e in questo caso parliamo comunque di un prodotto non super economico, ma che ha molto molto da dire. La particolarità ragazzi di questo V10 è che oltre ad avere appunto questa forma rugged ed essere un dispositivo molto resistente, 5G, impermeabile, con una tripla fotocamera, sensore per l'impronta e un display 6,7 pollici Full HD Plus con fotocamera frontale annessa e Android 11, è che appunto ha la possibilità di misurare la temperatura, temperatura che può essere misurata ad una persona, degli oggetti e quant'altro. Il software appunto del termometro che trovo qui al suo interno è piuttosto semplice, basta avvicinarsi per esempio ad un oggetto, prendiamo in questo caso questa custodia, e mi dice che in questo momento misura circa 17-18 gradi. Però il problema è che quando tento di rifare una seconda misurazione, l'applicazione si chiude. Quindi devo capire se è un problema del mio dispositivo o se appunto deve essere aggiornato e quant'altro. Eventualmente vi farò sapere e cercherò di contattare il venditore. Ma direi di andare avanti, visto che questa funzione non funziona nemmeno ed è inutile che stiamo qui a parlarne, visto che non la posso testare. Quindi, altro prodotto. Ok. Come vedete ci troviamo di fronte all'ennesimo robot aspirapolvere targato Xiaomi, in questo caso ragazzi. Io parlo di ennesimo robot, in realtà lui è il primo robot che posso utilizzare dentro casa targato Xiaomi. Fino ad ora ho avuto i Dreamy, gli Ecovax, i Roomba e quant'altro, ma un vero prodotto targato Xiaomi per quanto riguarda l'aspirazione non l'ho mai provato e né testato. Come sempre all'interno di una confezione di vendita europea e non, troviamo un bel manualino di istruzioni che vi consiglio di andare a leggere ragazzi, perché qui dentro ci sono scritti tutti quei trucchi che noi pensiamo di sapere e in realtà magari poi no, scopriamo che di non essere così preparati in tutto come sottoscritto. Infatti anch'io spesso vado a leggermi quelli che sono i manualini di istruzioni. Abbiamo per prima cosa la basetta di ricarica, dove lui andrà a tornare quando deve ricaricarsi. Mi piace molto il fatto che sia così piccola e compatta. Come vedete qui ci sono i due sensori che andranno a trasmettere la ricarica al nostro robot. Bella, bella, bella. Io preferisco davvero tantissimo, quando si parla di robot che non hanno il contenitore di aspirazione, il fatto che siano così piccole. Possiamo quindi andare a posizionarle un po' dove vogliamo. Qui abbiamo il cassetto per lo sporco con tanto di filtro. Qui nella parte laterale abbiamo la possibilità di andare a mettere direttamente l'acqua per il panno che andrà a lavare, quindi direttamente tutto all'interno proprio no, di questo serbatoio. Non abbiamo un serbatoio separato. Dopodiché l'alimentatore per ricaricare ovviamente la batteria del nostro robot, il panno, questo è l'altro panno, quindi abbiamo addirittura due panni per lavare i pavimenti, e dopodiché le setoline che vanno montate nella parte bassa. Andiamo a vedere però un paio di dettagli molto interessanti. Il panno che va a lavare il nostro pavimento è più grande rispetto ad altri che ho provato fino ad oggi, materiali ottimi, e come vedete qui abbiamo il classico elastico che tiene il tutto più fissato nella parte bassa, e dopodiché abbiamo lo strap che va a permettere di tenere il tutto bello saldo. Qui ci sono i due innesti che vanno ad attaccarsi sotto al robot, e abbiamo appunto, come già detto, un secondo panno di ricambio. Questa è una cosa molto interessante, così non dobbiamo aspettare no, di che si asciughi per andare a lavare nuovamente il pavimento. Qui nella parte interna abbiamo, come vedete, un secondo serbatoio. Se non volete lavare i pavimenti ma volete solo aspirare, potete utilizzare tranquillamente questo. Nel caso in cui vogliate sia lavare che aspirare la pavimentazione, utilizzerete questo. Per quanto riguarda la potenza, sono 2100
Pascal, quindi una potenza media, non è tra i più potenti, e abbiamo ovviamente l'applicazione My Home che ci dà la possibilità di andare a fare la mappatura all'interno della nostra casa, di tutte le nostre zone. E poi in particolare un'altra cosa molto interessante è che questo aspirapolvere, questo robot aspirapolvere rispetto ad altri, ha anche una funzione di pulizia ad Y, è uno degli unici prodotti, se non vado errato, che ha questo sistema un po' particolare di andare a fare la pulizia di pavimenti, e questo gli permette di pulire molto meglio in minor tempo. Quindi dovrò capire effettivamente come funziona, perché è la prima volta che provo appunto un prodotto Xiaomi con questo tipo di tecnologia per quanto riguarda la pulizia. Ma vi faccio vedere un ultimo prodotto di Xiaomi che sto utilizzando da un paio di settimane. Voglio darvi qualche accenno perché, ragazzi, è una bomba. Ed è lui, ragazzi, questo qui. Come vedete è il Xiaomi Pad 5. Se mi seguite su Instagram, ve l'ho già detto, se non lo fate, fatelo. Qualche settimana fa vi ho proposto un unboxing direttamente lì su Instagram di questo prodotto. Ragazzi, lo sto utilizzando da circa una decina di giorni. Questa è una cover che ho acquistato io separatamente su Amazon, perché ho intenzione di utilizzarlo come prodotto qui dentro casa, un po' per l'intrattenimento, al posto del mio iPad Pro da 12.9 pollici, soprattutto quando sono nel divano. E voi mi direte, ma perché mai utilizzare questo che hai un iPad? Perché, ragazzi, lui è leggero, lui ha un display secondo me perfetto da poter essere utilizzato sul divano, ma soprattutto ho perso qualche oretta a provare a fare qualche copertina utilizzando anche il pennino che viene venduto separatamente da Xiaomi. E ragazzi, posso dirvi tranquillamente che la precisione, la qualità di questo pennino non è a livello del mio iPad, ma è tranquillamente superiore senza nessun problema al pennino che utilizzo anche sul mio Tab Plus S7 di Samsung. Devo dirvi che mi ha stupito la qualità dell'audio, la parte costruttiva, le prestazioni, poi no, anche questo display così a 120 Hz che rende tutto molto fluido, molto veloce, mi ha davvero entusiasmato tantissimo. Soprattutto perché il prezzo di vendita di questo dispositivo, che è di circa 400 euro, che poi era anche meno in momenti, in periodo di lancio, è tanta roba. Audio con 4 altoparlanti. Davvero, davvero ottimo, mi è piaciuto molto. Ma l'unica cosa, l'unica vera mancanza che sento magari rispetto all'iPad piuttosto che il mio Samsung, è la possibilità di avere uno sblocco facciale, appunto come mi succede di fare con l'iPad, oppure uno sblocco con impronta. Diciamo che forse l'unico limite è questo, ma a livello proprio costruttivo, di design e di tipo di prodotto, tanta roba. Inoltre il pennino, un po' come in iPad, una volta che va messo qui sopra va anche in carica, e quindi insomma addirittura abbiamo anche la stessa animazione, hanno copiato bene da chi sa fare molto bene questo lavoro. Ed è uno di quei dispositivi che più mi ha convinto in quest'ultimo periodo in ambito Android. Su questa fascia di prezzo non credo ci siano competitor, ragazzi. Per quanto Samsung abbia lavorato tanto bene negli ultimi anni sui tablet, questo di Xiaomi, al primo colpo per il nostro mercato, per me è tantissima roba, davvero incredibile. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto. Spero che alcuni dei prodotti che avete visto vi siano piaciuti, vi possano servire o possono interessarvi. Come al solito vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, sia al canale Telegram che a tutti i prodotti di oggi. E direi che con questo mega pippone, e soprattutto con la mia tosse che sta tentando di interrompere questo video, io vi saluto e noi ci vediamo prestissimo per un altro video, sempre qui all'interno del mio canale YouTube. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!